Eviti la folla, cerchi di non farti vedere. Ogni notte dormi in posti diversi. Vedi la tua faccia sui manifesti di tutta la città. Sei ovunque, ti stanno cercando. No, non sei un ricercato. Tutto il mondo ti ama. 6 mesi prima. Vivi quella che consideri una vita noiosa. Sei sempre stata quella persona solitaria in un angolo alle feste. Troppo timido per iniziare una conversazione con quella che ti piaceva, eppure disperatamente bisognoso di una persona da chiamare amore. Una notte stai guardando i social quando noti uno strano annuncio. Uno scienziato ha creato potenti ferormoni che attirano le persone. Il ricercatore sta cercando volontari per testare questa pozione amorosa. Ti iscrivi immediatamente. Il giorno dopo arrivi al laboratorio e incontri il giovane chimico. Ti porge un campione di prova e tu te lo vaporizzi addosso. Non ti senti diverso, ma poi guardi lo scienziato. Le sue pupille si dilatano proprio davanti ai tuoi occhi. Arrossisce e si guarda timidamente i piedi. Signore, mi scusi, è solo che... Wow, lei è la persona più bella che abbia mai visto. Wow! Sei senza parole, ma non appena è entrato in azione, l'effetto scompare. Il test è fatto, ti ringrazia per la partecipazione e ti manda a casa. Rimani a letto quella notte, incapace di addormentarti. Quei ferormoni sono proprio ciò di cui hai bisogno per trovare la tua anima gemella. Devi averne di più. Quindi decidi di prendere in mano la situazione. Irrompi nel laboratorio quella notte. Ovviamente la guardia di sicurezza ti nota subito. Si fermi, grida. Corri più veloce che puoi, svolti l'angolo, entri di nascosto in una stanza e... Crash! Ti sei imbattuto in uno scaffale nell'oscurità. Centinaia di provette piene di liquidi di diversi colori si sono rovesciate su di te. Corri fuori, terrorizzato dal rumore e dal disastro che hai combinato. È allora che la guardia gira l'angolo. Eccoti, sei nei guai. Oh, mi dispiace. Quello stesso sguardo gli ricopre improvvisamente il viso. Pupille dilatate, guance arrossate. Non volevo spaventarti, scusami, continua pure, dice timidamente con un sorriso innamorato. Sei sollevato, ma estremamente confuso. Quelle fiale forse erano piene di pozione. Lo superi con cautela e ti dirigi verso l'uscita. Sai che l'effetto svanirà a breve e non vorrai essere lì quando accadrà. Torni a casa tardi quella notte e dormi quasi tutto il giorno successivo. Quando ti alzi ed esci per la tua solita passeggiata del sabato, noti qualcosa di insolito. Oggi sono tutti di ottimo umore. Le persone ti sorridono mentre passi, ti aprono le porte. Quando sei in fila al bar, la persona dietro di te ti vuole offrire il caffè. Rifiuti cortesemente, ma poi anche il cassiere insiste, dicendoti che è offerto dalla casa. Prima che tu te ne accorga, tutti nel bar ti stanno guardando. È allora che ricordi la scorsa notte. La pozione funziona ancora e sta funzionando su tutti quelli che mettono gli occhi su di te. Ti senti molto strano e te ne vai il più velocemente possibile. Finché non ti imbatti in una tua amica, fuori, la osservi. Si innamorerà di te. Sembra la solita. È felice di vederti, parlate un po' e ti invita a una festa la stessa sera. Interessante. Non sarai più in un angolo parlando con l'animale domestico del padrone di casa. Certo, ci sto, dici con un sorriso. Alla festa sei totalmente al centro dell'attenzione. Tutti vogliono chiacchierare con te. Ti chiedono il numero e i social, ti invitano ad altre feste. È un po' difficile abituarsi a tutte queste attenzioni, ma il tuo ego inizia presto ad assorbirlo come una spugna. Racconti una storia e le persone ti ascoltano con ammirazione e ti fanno video col telefono. Ridono a tutte le tue battute, anche quelle sceme, e ti fissano con amore negli occhi. La festa volge al termine e inizi a tornare a casa, ma i tuoi nuovi fan non vogliono che te ne vada. All'inizio ti chiedono gentilmente di restare, ma quando rifiuti con garbo ti afferrano e ti supplicano di non andare da nessuna parte. Riesci a sfuggire alla folla e corri a casa. Ti avvicini a casa e noti le parole «Ti amo» dipinte sul tuo vialetto. La situazione sta un po' sfuggendo di mano. Al mattino vieni svegliato da infinite notifiche sul tuo telefono. Guardi lo schermo e sei sbalordito. Quel video in cui racconti storie e barzellette ha ottenuto milioni di visualizzazioni. I numeri dei tuoi follower continuano a salire. Ti arrivano migliaia di messaggi al secondo. Continuano a confessare il loro amore e cercano di fissare un appuntamento con te.
prima che tu te ne accorga, vedi la tua faccia al TG. Ti hanno dichiarato la persona più bella del pianeta. Giornalisti, fotografi e centinaia di sconosciuti gridano il tuo nome per le strade. Ormai la situazione è delirante, quindi esci per far ragionare tutte quelle persone. Pessima scelta. Ti ritrovi immediatamente circondato dalla folla. Tutti cercano di avvicinarsi a te, puntandoti in faccia microfoni e telecamere. Alcuni cercano di abbracciarti. Sgusci via dalle loro mani e scappi. Vai dritto al laboratorio e chiedi allo scienziato di darti un antidoto. Ma anche lui ha quello sguardo innamorato. Allunga le braccia per abbracciarti. Via, via di qui! Persone da tutto il mondo cercano di trasferirsi nella tua città. La tua faccia è negli spot televisivi, hanno affisso poster e cartelloni tuoi in tutta la città. Sei sulle scatole di cereali e persino sulla carta igienica. Costruiscono statue tue, vendono i tuoi oggetti personali alle aste e pagano 6 cifre per il tuo spazzolino da denti. I tuoi amici e conoscenti vengono intervistati in documentari, dove dicono che persona meravigliosa sei. Persone da tutto il mondo stanno imparando la tua lingua. I leader mondiali parlano alla stampa e ti invitano a visitare i loro paesi. All'inizio ti nascondi a casa dei tuoi genitori. Loro non subiscono l'effetto della pozione perché già ti amavano, ma ben presto le folle trovano casa dei tuoi. È allora che è iniziata la tua vita in fuga. E da lì è solo andata a peggiorare. Indossi una mascherina per coprirti e un cappuccio durante il giorno e soggiorni in un hotel diverso ogni notte. Cerchi di assumere guardie di sicurezza, ma anche loro sono innamorate di te. Pensi di farti una plastica facciale per non farti più riconoscere, ma i dottori, innamorati, si rifiutano di rovinare una persona tanto preziosa. E vivi la tua vita come un lupo solitario nell'ombra. Ti manca la tua cara vecchia stabilità, la privacy, persino la tua vita banale e noiosa. Adesso capisci come si sentono attori e musicisti. Oh sì, anche loro sono i tuoi più grandi fan. Quando vedi tutte queste facce innamorate, realizzi qualcosa. Non sono felici. In effetti, l'amore non corrisposto deve essere uno dei peggiori sentimenti al mondo. Non sei l'unico che sta attraversando un periodo difficile in questo momento, ed è allora che hai un colpo di genio. Apri la fotocamera del telefono e premi registra. Ascoltate, miei cari. Oh, fan. Questo amore che provate per me è falso. Ho commesso un terribile errore. Ho preso una pozione d'amore. Siete tutti sotto il suo incantesimo. Non siete più voi stessi e dobbiamo fermare tutto ciò. Per favore, scienziati che mi state guardando, aiutatemi a creare un antidoto. Lo pubblichi sui tuoi social media. Ovviamente seguono miliardi di visualizzazioni, mi piace e condivisioni. Ma poi, con tua sorpresa, scienziati di tutto il mondo iniziano a collaborare per creare questo antidoto. Certo, lo stanno facendo solo perché lo ha detto il loro grande amore, ma ancora buone notizie. Dopo una settimana vai al laboratorio per questa pozione spezza incantesimo. Te la spruzzi ovunque. Quando la prima fiala si esaurisce, chiedi una seconda, una terza, una quarta, tutto quello che hanno. Sai di averne avute abbastanza solo quando, alla 12ª fiala, gli scienziati iniziano a svegliarsi dal loro annebbiamento amoroso. Non sono più innamorati di te. E non molto tempo dopo, non lo sono nemmeno tutti i membri della razza umana da 7 miliardi e qualcosa. Torni alla tua solita vita, e non sei mai stato più felice.